Immagina di abitare in una nazione normale, dove le persone possano vivere liberamente la propria sessualità, decidendo in assoluta autonomia chi amare e come amare, scegliendo senza alcuna limitazione chi essere e come esserlo, rispettando il prossimo e vedendo rispettato tale diritto. Non ci sarebbe bisogno di una legge. Invece c'è un paese che si chiama Italia, dove si vuol proteggere il diritto all'infamia. È l'unico rimedio che spaventa queste persone, è una parola sola e si chiama prigione. Si cerca di scambiare la libertà di espressione con la difesa dell'offesa e la discriminazione. La libertà di parola non c'entra niente con l'istigazione alla violenza verso la gente. E quando questa gente è quella più indifesa, è l'ora di alzare la voce con la mano bella tesa, ma con le dita strette in pugno, pugno coraggioso, perché ciò che stanno subendo è solo vergognoso. Fate attenzione perché il momento è cruciale, è in gioco il destino di un paese normale che vive al riparo di un sogno speciale che ha a che fare con l'amore e con chi lucra sul male. Guardatelo bene in faccia, colui che si oppone e che ovviamente teme la giusta punizione perché viene da lontano. Questa situazione in cui chi odia fa di tutto per dividere le persone, per chi subisce violenze e la continua aggressione e chi ha il dovere di schierarsi e prendere posizione, perché il silenzio è d'oro ma un grido vale di più quando protegge i più deboli e chi non ne può più. Immagina di abitare in una nazione normale dove le persone possono vivere liberamente la propria sessualità, decidendo in assoluta autonomia chi amare e come amare, scegliendo senza alcuna limitazione chi essere e come esserlo, rispettando il prossimo e vedendo rispettato tale diritto. E se occorrerà una legge per ottenerlo, che legge sia?